La Bibbia di Federico da Montefeltro, oggi conservata alla Biblioteca Apostolica Vaticana, è uno dei capolavori della produzione libraria di tutti i tempi, una vera icona della miniatura al massimo del suo splendore. Questa splendida Bibbia venne commissionata dal signore di Urbino e gli costò più di 30.000 ducati, una cifra con cui si poteva erigere anche una cattedrale. È da molti considerato un unicum nella storia della miniatura, esempio di lusso estremo. Questo perché è ricco di elementi ricercati a partire dalle pagine tinte di porpora, al velluto di seta della legatura, ai due rubini che impreziosiscono i fermagli. L'oro invece è stato usato addirittura per scrivere il testo. Pochi codici miniati hanno al loro interno una vera e propria pinacoteca, come nel Libro d'Ore del Perugino. Artisti del calibro di Perugino, Lorenzo Costa, Francesco Francia e Amico Aspertini. Il committente fu un nobile bolognese, tale Francesco Ghislieri, che convocò i migliori artisti dell'epoca chiedendo loro di dipingere delle miniature a tutta pagina, per racchiudere così il meglio della pittura italiana in un solo libro. È un piccolo libro di preghiere realizzato a Milano e prende il nome dall'antica e nobile famiglia dei Toriani, il cui stemma è rappresentato all'inizio del codice. All'inizio del XIII secolo, questa famiglia fu la più ricca e potente di Milano, raggiungendo il massimo della sua influenza con la signoria di Napoleone, detto Napo. La legatura è l'aspetto più sorprendente del Libro d'Ore Toriani. È composta da un finissimo intreccio in filigrana d'argento dorato, in cui sono incastonate piccolissime sculture d'avorio. Questo splendido manufatto venne conservato nella Cappella Sistina in Vaticano per oltre 2 secoli e si disse all'epoca che era in grado di rivaleggiare con gli affreschi alle pareti in quanto a bellezza. Il manoscritto venne commissionato da Alessandro Farnese, cardinale e nipote di Papa Paolo III. Era un dono che il cardinale volle fare alla Cappella Sistina, un libro tanto strabiliante da far esclamare a Giorgio Vasari: tanto bello, anzi ammirabile e stupendo, che io mo confondo a pensarlo. Cosa c'è di meglio per celebrare un matrimonio importante che commissionare, come fece Lorenzo il Magnifico, un raffinato libro d'ore? Vi lavorarono i più bravi artisti di Firenze, tra cui spicca il grande miniatore Mariano Del Buono, che lo arricchirono di rimandi al nome dell'amata figlia Maddalena. Fu acquistato dal barone Edmond Rothschild, da allora fa parte della famiglia ed è custodito in Inghilterra. Il manoscritto fu realizzato per il duca di Milano Galeazzo Maria Sforza e per la moglie Bona di Savoia. Il nome leggendario deriva dal contenuto dell'opera. Il volume infatti racconta storie tratte dai Vangeli apocrifi e dal Nuovo Testamento. È il codice miniato più prezioso della Biblioteca Reale di Torino. Attenzione però, la ricchezza dei materiali non va sempre di pari passo con la bellezza di un manoscritto. Un certo numero di codices, come il celebre Salterio di Utrecht, sono ornati soltanto da disegni a inchiostro scuro. Prodotto a Reims, fu commissionato dall'abate e arcivescovo Ebbone poco prima che venisse deposto. Tra i testi liturgici e sacri appartenenti al VI secolo va menzionato l'Evangelario greco in pergamena purpurea della cattedrale di Rossano Calabro, noto come Codex Rossanensis. Si tratta di uno dei più importanti monumenti della miniatura cristiana orientale. Nell'ottobre del 2015 è stato riconosciuto quale patrimonio dell'umanità ed inserito dall'UNESCO tra i 47 nuovi documenti del Registro della Memoria Mondiale. Le Treize Richères, ricchissimo libro d'ore tra i più famosi codici miniati del mondo. Commissionato ai fratelli Limburg, il sontuoso volume sopravvisse sia ai tre artisti che morirono nel 1416, sia al generoso committente. In seguito, fino al 1485, l'opera si arricchì di altre miniature. Tuttora oggetto di sconfinata ammirazione. I fogli che rappresentano i 12 mesi sono quelli più amati da pubblico e critica. Se
Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!